ringrazio di essere qui, scusateci se partiamo un pochino in ritardo. Io invito subito il dottor Nicola Di Francesco, il nostro segretario comunale, a fare l'appello. Grazie. Buonasera a tutti e buon lavoro a tutti. Questa è una seduta ordinaria del Consiglio Comunale, nella prima seduta, quindi bisogna un ordine del giorno già predeterminato per legge. Allora, i presenti, signor Sindaco Moccia, poi consiglieri eletti, Alessio Monaco, Gianluca Palmieri, Nazareno Maria Venturo, Andrea Colaizzo, Salvatore Maciolla presente e Nicola Maranzano presente. La seduta quindi è valida, sono presenti tutti i consiglieri. Allora, da questo momento è aperta la seduta. Io purtroppo mi dispiace iniziare non con quello che sarebbe stato l'ideale, cioè festeggiare, ma il fatto che ci sia stata la scomparsa di quella ragazza Melissa e il terremoto in Emilia ci invitano, secondo me, in maniera doverosa, proprio per il dolore che non dobbiamo dimenticare, a un minuto di silenzio. Bene, grazie. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno è la convalida elezione del sindaco e dei consiglieri avvenuta nella consultazione del 6 e 7 maggio 2012. Prego. Il Consiglio Comunale, su proposta del sindaco, visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, considerato che il Consiglio Comunale, in base al disposto dell'articolo 41 del testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri eletti. Tenuto conto che in relazione alle disposizioni contenute in detto testo unico, non è stato presentato alcun ricorso nei confronti dei consiglieri e del sindaco eletti nella consultazione del 6-7 maggio 2012, accertato che nei confronti dei consiglieri del sindaco eletti non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità indicate nel capo secondo, titolo terzo, parte prima del testo unico, delibera di convalidare l'elezione del sindaco e di tutti i consiglieri comunali eletti nella consultazione del 6-7 maggio 2012, secondo il seguente elenco desunto dal verbale di proclamazione degli eletti: sindaco Federico Moccia, consiglieri Alessio Monaco, Gianluca Palmieri, Nazareno Maria Venturo, Andrea Colaizzo, Salvatore Maciotra e Nicola Maranzano. Il Consiglio Comunale poi dovrà votare la immediata eseguibilità dell'atto per consentire al Consiglio di operare in piena legittimità e nell'immediata eseguibilità degli atti. Quindi io dichiaro aperta la votazione.
Voti favorevoli? Dobbiamo fare una seconda votazione della immediata eseguibilità. Aperta la votazione, voti favorevoli. Il secondo punto dell'ordine del giorno è il giuramento del sindaco eletto nella consultazione del 6 e 7 maggio 2012. Sempre su proposta del sindaco, sempre visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, visto il verbale della deliberazione precedente adottato quindi poc'anzi, con il quale in relazione al disposto dell'articolo 41 del testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali si è dato corso alla convalida della elezione del sindaco dei consiglieri a seguito delle votazioni del giorno 7-8 maggio 2012. Visto l'articolo 50,11 del decreto legislativo 267-2000, il quale dispone che il sindaco neoeletto presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare realmente la Costituzione italiana, dato atto che, alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, il sindaco Federico Moccia pronuncia, voce chiara e intelligibile: giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Allora, ero abituato a un pubblico anche molto numeroso, ma devo sinceramente ammettere che sono molto più emozionato oggi di tutte le volte che mi hanno visto nelle scuole in questi anni a presentare i miei libri. Forse perché conoscevo meglio la storia, e invece qui la storia mi auguro che in qualche modo andremo a farla tutti insieme. Vi leggo il mio programma. Allora, questa amministrazione comunale presenta il seguente programma che contiene le principali linee di indirizzo strategico che verranno trasformate nel corso del mandato in interventi puntuali finalizzati alla risoluzione delle reali esigenze della collettività e all'accrescimento dello sviluppo socio-economico e culturale, nonché del benessere generale dell'intera popolazione. Allora, il turismo e la cultura. L'aspetto fondamentale di una politica amministrativa volta alla valorizzazione del territorio è senza dubbio la proposizione di attività ed iniziative legate al turismo e in particolare alla grande risorsa che la riserva naturale regionale rappresenta. Per questo e per evitare che il flusso di visitatori possa avere una tendenza al passivo, sarà obiettivo primario quello di mantenere sempre alto l'interesse nei confronti della natura e dell'ambiente, rilanciando, ove necessario, nuove idee. Concretamente si vuole attuare progetti che includano nuovi percorsi della natura, anche con la collaborazione del CAI ed eventuali attività collaterali come manifestazioni enogastronomiche. L'istituzione di progetti educativi come la fattoria didattica e la proposizione di seminari al fine di avere sempre più stretto rapporto con scuole e gruppi organizzati di visitatori, così da potenziare il centro di educazione ambientale. L'importanza fondamentale sarà la terminazione dei lavori dell'area bungalow e dell'edificio ex casa del pastore e della zona della vigneta, ad oggi in fase di sviluppo. In relazione a ciò si vuole promuovere attività di supporto come la realizzazione di bed and breakfast. Sicuramente un ambito legato poi al turismo è l'ambiente, ma non solo.
visto che ha un profondo nesso con la comunità, i servizi e la possibilità di sviluppo di idee importanti. Uno dei più interessanti progetti per la salvaguardia del territorio è l'adesione ai SIC, ma di più si vuole affermare la volontà di essere al passo con i tempi, proponendo servizi di raccolta rifiuti differenziata e l'incentivazione di progetti inerenti al settore delle energie rinnovabili, fotovoltaico e eolico, nonché la valutazione di un eventuale piano per la costituzione di una centrale di biomassa. Assistenza sociale e servizi al cittadino. Aspetto di importanza assoluta per realtà come quella del Comune di Rosello, le attività di supporto sociale e sanitario al cittadino sono punti cardine di questo programma. In tal senso si vuole continuare a mantenere servizi già esistenti e funzionali, come la presenza di un ambulatorio medico, di una farmacia, della stazione del comando forestale e dell'ufficio postale. Di pari passo si vuole salvaguardare l'RSA sul territorio comune ed incentivare l'associazionismo e il volontariato. Un altro fattore di grande interesse è la possibilità di potenziare il servizio di mezzi pubblici per lo spostamento nei centri maggiori, obiettivo volto all'abbattimento delle oggettive difficoltà che soprattutto i nostri anziani vivono. Da non sottovalutare poi la volontà e la possibilità di poter attuare un piano di protezione civile per eventuali problematiche relative a tale ambito. Opere pubbliche. Sicuramente il più complesso ed ampio settore in cui operare. Si vogliono, come già detto, attuare opere di completamento alle aree della zona della Pineta, ma ad ampio raggio si vuole avere una continuativa nel massimo delle possibilità ed efficiente manutenzione delle opere già esistenti, apportando così la miglior riqualificazione del paese. Sono da perfezionare opere come gli impianti sportivi, i quali vanno finalizzati con accorgimenti relativi soprattutto al minigolf. Deve essere completata la risistemazione dei manti stradali e dei giardini pubblici, così come va introdotta una serie di abbattimenti architettonici per la tutela dei disabili. Ad esempio, la proposizione di una nuova strada a scivolo di approdo alla chiesa del Colle di Rosello, la quale attualmente è raggiungibile solo attraverso una scalinata. Le opere atte alla tutela del centro storico sono uno dei temi fondamentali. Altrettanto si può dire della valorizzazione del santuario Maria delle Grazie, Maria Santissima delle Grazie. L'importanza storica sono i punti riguardanti il completamento del lavoro di riqualificazione del sito ex cave di un'opera che può essere definita come un investimento per il comune, per il territorio e per la cittadinanza tutta. L'istituzione di una casa accoglienza per anziani, che contiene 8-12 posti, da poter in prima istanza costruire nella frazione di Giuliopoli, essendo la stessa provvista di locali idonei a tale progetto. Questa attività potrà poi essere allargata a Rosello capoluogo una volta ultimati i lavori per l'adeguamento dei locali che verranno individuati per tale scopo. Si attueranno poi politiche amministrative volte a favore di uno sviluppo di quella che è stata individuata come zona artigianale del territorio comunale. E queste sono le cose che, parlandoci con i consiglieri, è il programma che abbiamo un pochino indicato. Noi abbiamo, tra l'altro, adesso se qualcuno ne fa utilizzo, c'è una mail che è sindaco.rosello@libero.it, dove voi, se avete delle particolari, io leggo in continuazione, oltre che scrivere, ma scriverò un po' meno, però dico, voi potete scrivermi e darmi delle indicazioni, darmi dei suggerimenti rispetto a quelle che sono le cose che ci possono venire in mente, perché sicuramente la scelta che hanno fatto e che mi auguro che mi veda fra 5 anni ritornare in questi paesi sempre con lo stesso sorriso, perché dico ho fatto qualcosa di buono, mi auguro, è stata perché dare un po' di visibilità a questi piccoli centri, e già questo un po' è accaduto, abbiamo, grazie ai giornali, grazie al TG1, addirittura al TG5 hanno parlato di queste cose, qualcuno naturalmente ha anche un po' discusso questa scelta. Io mi auguro invece che chi ha avuto questa scelta abbia avuto una scelta giusta, ma questo lo dobbiamo dimostrare secondo me con i fatti, e quindi ora sarà anche bello in qualche modo accettare questa sfida e cercare di fare qualcosa di buono. Mi piace l'idea innanzitutto di trovare anche una ragione per la quale devolvere poi quello che è il compenso che sarebbe di un sindaco,
per una ragione, per una finalità, per cui questi 5 anni potranno costituire, o ogni anno singolarmente, un investimento di quello che sarebbe dovuto essere il mio stipendio, invece, per una iniziativa che mi auguro che sia valida, che possa essere per esempio un'iniziativa per far partire qualcosa. Quindi, insomma, io mi auguro che lavoreremo tutti insieme nel migliore modo. Grazie. Sempre teoricamente. Allora, il terzo punto invece dell'ordine del giorno è la comunicazione della nomina del vice sindaco. La proposta è questa: su proposta del sindaco, visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, rilevato che nei giorni 6-7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, visto il verbale della donanza dei presidenti di sezione relativo alla proclamazione dell'elezione del sindaco e dei consiglieri, visto l'articolo 16,17 lettera A del decreto legge numero 138 del 13 agosto 2011, convertito con legge numero 148 del 14 settembre 2011, il quale, nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ha disposto la soppressione della giunta comunale. Considerato che le competenze di detto organo sono state attribuite al sindaco, vista la circolare numero 5.122 del 21 febbraio 2012, con la quale il Ministero dell'Interno, con riferimento alla suddetta normativa, ha rilevato che le esigenze di armonizzazione del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento del comune rendono necessaria la presenza del vice sindaco ai fini dell'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive previste dall'articolo 53 del testo unico 267/2000. Tenuto conto che non essendo più prevista la figura degli assessori, il vice sindaco va nominato tra i consiglieri comunali eletti, visto il decreto numero 1452 del 16 maggio 2012, con il quale il sindaco ha nominato vice sindaco il consigliere comunale Alessio Monaco, quindi si prende atto della comunicazione del sindaco Federico Moccia relativa all'avvenuta nomina del vice sindaco nella persona del signor Alessio Monaco.